Allora, buonasera, come va? Guarda un po', tutti qualcuno. Buonasera, occhio alla mascherina, perché poi ti tu da dove vieni? Da Bari. Da Bari, che bello, che eleganza. Voglio fare un sorteggio, un premio. Facciamo un applauso a questo signore, vieni qua, ti rubo solo un istante. Sei elegantissimo. Dove sei stato a Natale ieri, a pranzo il 25? A pranzo. A pranzo, fuori. Fuori, con questo freddo, ma vedi che certe volte. Perché c'è la puzza di bruciato, anche tu sei andato fuori. È forte. Come ti chiami? Umberto. Umberto, vieni qua, Umberto, vieni qua. Vado, uguale a Umberto Sardella, è uguale, proprio. Gemello, proprio. Allora, Umberto, vedete, quanto è simpatico. Che bello. Buonasera, tu invece da dove vieni? Da Bari. Da Bari? Che fai nella vita? Commercialista. Andiamo, andiamo. Questa è gentaglia, gentaglia, gentaglia. Ti risparmio, ti risparmio. Buonasera, buonasera. E questo signore qua simpatico, da dove vieni tu? Io da Bari, ma sono di Trani. Sì? Trani. Tranese. Vabbè, un applauso anche a lui. Vieni qua, dai, dai. Che bello, venite qua, ragazzi, venite qua, venite qua. Allora, due, venite qua, venite qua, conoscetevi nel frattempo. Dai, questo entusiasmo che vedo stasera, veramente una botta di vita ce la stiamo dando a tutti quanti. Allora, buonasera, buona, dalla parte opposta, da dove vieni tu invece? Da Bari, Bari. Da? Bari. Da Mola, da Mola. Un applauso a questo, vieni qua, ti rubo un istante. Oggi siamo tutti una famiglia, auguri, buon Natale! Madonna, ti sei vestito proprio natalizio tu, Un po' di rosso. 90 anni, 90 anni. Che cazzo c'è a 90 anni? Allora, non ho capito, 90 anni, questo è il Natale dei 90 anni. E quest'altro signore, oh, vedi com'è arzillo. Oggi vogliamo fare una cosa pazzesca, Umberto, poi? Amabalan. No, calmo. Aspetta, che il numero perfetto è il numero 4. C'è quest'altro signore che, è bello, io vedo dallo sguardo dietro la mascherina, che bello. Vieni qua, ti rubo un istante anche a te. Signori, quattro amici accolti dal vostro applauso. Seguite, vieni. Con i peli del culo a baduffoni, anche morire soldati. Oh, un bel. Dai. Sì. Madonna mia. Ma aspetta che mo diamo da fare ai vigili del fuoco. Venite qua, veni. E quest'altro mo aspetta che mo ti vengo a prendere io. Che cazzo aveva di stato? Signori, non a me ma a loro un forte applauso. Guarda che bello. Teatro Petruzzelli! Vieni qua! Madonna mia, voglio. Senti, stiamo organizzando la Via Cruci col comune di Bari. Se volete venire, vieni, dai. Ecco, allora, qui tu hai fatto il vaccino, sicuramente, anche tu, la febbre, tampone, cose, noi siamo blindati, quindi poi chi sta là è obbligato, però chi sta qua la mascherina ce la possiamo abbassare. Io lo sto facendo per voi perché non è giusto a questa età. Tu pensavi a 90 anni di usare questa mascherina, questa museruola qui, che una volta un carabinieri dice la museruola, dove si mette? La museruola si mette al muso, e la cazzuola, beh, quello non so di. Che ti devo dire? Dai, non hai capito un cazzo. Vabbè, voglio dire, poi te la. Allora, parcheggia. Allora, quindi abbassiamo la mascherina, e questo è il messaggio. Oh, ui, che bello. Toh, così si. È un altro pianeta. Come mai sei qua stasera? Mia figlia mi ha portato da. Se no, tu, cazzo, che venivi. Stava a dormire. Infatti, col pigiamino, manco ti sei vestito, che cazzo. C'è assai. E tu invece? Ci siamo presi una giornata diversa. Una giornata diversa da ieri. Ho capito, una giornata diversa. E ieri che hai fatto? Ieri? Sono stato in casa. Onde sono sceso? A che piano abiti? Il secondo. Quindi sei sceso oggi. E non scendi mai, cioè di solito quando scendi? I giorni. Scendi tutti i giorni, dove vai di solito? A trovare l'amica.
L'amica. L'ho detto perché mia moglie non c'è. Eh? L'ho detto perché mia moglie non c'è. No. Altrimenti quando vado a casa. E chi sta qua? Tua moglie non c'è, sta mille persone, le telecamere, tua moglie non c'è, tua moglie sta già parcheggiando vicino al Circolo Unione, secondo me. Allora? E tua moglie dove sta, mo? A casa. E perché da solo sei venuto? No, dopo l'ho presa. C'è mia moglie. Dove? No, ma io picca per festa a te o tu da picca per festa a me? Cioè, organizziamo. Chi è che ci prende per fesso? Nessuno, nessuno, è bene. Ci conoscevamo già? Prima di adesso, sì. Dove ci siamo visti? Mai. Mo si sta svegliando, stava dormendo, stava facendo una mezz'oretta là, come... Allora, basta, ma tu invece da dove vieni? Rutigliano. Che fai nella vita? Sono agricoltore. E questo pensionato. È pensionato. E lavori, insomma... Che fa... Dov'è la campagna? È Rutigliano. Che fai, si raccoglie, che cosa semini, che cosa... Uva, abbiamo i tendoni dell'uva. L'uva, bello, l'uva Rutigliano. Tu invece? Dimmi. Tu invece che cosa? Nervoso stai, Che fai nella vita? Niente, pensionato. Che facevi? Facevo Telecom. Facevi Telecom, tu facevi Telecom. Cioè mettevi la scritta Telecom, mettevi la T, la E. Pensionato Telecom. Quindi sei nato come SIP? Bravo, sì. E qual era il tuo ruolo in Telecom? Non sì. Che le Telecom è la comunicazione, cioè se tu dici Telecom, che cazzo comunica? Cioè dimmi meglio. È tecnico della Telecom. Cioè il tuo ruolo qual era? Riparare i telefoni, quasi tutto. E poi adesso esiste? Adesso invece niente. E che fai? Come passi il tempo libero? Tanto libero. Vengo a vederti, vedo la televisione, vedo te ogni pomeriggio. Tre cose, sempre sopra me, e questo non capo. E tu invece come passi il tempo libero? A vedere la televisione. A vedere la televisione. Come mai sei qua? Io vedo Mudù due volte al giorno. Non si scappa. Prima e dopo i pasti. Sì. È così. Tu vedi Mudù? Sì. Tu che fai nella vita? Pensionato. E che facevi? Telecom. Ma ci sei un crawl del Telecom, della Telecom. Ma veramente? Telecom, sì, com'è? Forse non ci conosciamo perché stavamo diversamente che i impiegati, però insomma. Telecom. Cioè, non facciamo le selezioni allora, chi viene viene, vedi? Certi risultati. Chi stampa la strada, lo becchiamo. E tu, che il tuo ruolo nella Telecom? Ufficio stampa. Tu? C'è da fare. E che facevi? Che c'è l'ufficio stampa nella Telecom? Ecco, scrivevi. Che cosa? Cosa il direttore, ma vuoi sapere troppo? No, infatti, cazzo. Però facevo il direttore, i discorsi, Tu? Ho fatto anche il presentatore. Tu? Però non come a te, No, che però mi sono divertito. E mo, come passi il tempo libero? Al computer. È vero. Stai su Facebook? Sì, sì. Vediamo il profilo, vediamo. Sì, sei tu. E tu come passi il tempo libero, dai? Te l'ho detto, cercando le donne. Dai, e questo cappottino da dove l'hai preso? Dove l'hai preso? Sotto l'albero? No, l'ho rubato. Da chi? Da un negozio. Sono entrato dentro e l'ho messo addosso. Ma avete fatto la selezione all'ingresso voi? Chi viene via? Cioè, controlliamo il Green Pass, ma mica dal Green Pass si vince un cristiano con me, non... Va bene, allora, il Natale tu che hai fatto? Hai fatto regali? Ai figli. Quanti figli hai? Due, un maschio. Tu figli? Io, tre. Tu quanti figli? Tre figli. Dove stanno? Due nipoti. Dove stanno adesso questi figli? Uno sta a Reggio Emilia e uno sta, e due stanno qua, a Bari. Poi c'è un nipote ad Amsterdam. Amsterdam. Sposta l'accento però, Amsterdam. Amsterdam. Ad Amsterdam. Ad Amsterdam, e tu sei mai stato ad Amsterdam? No, io sono stato a Spinazzola. Il coso da sub, perché? È una cosa che pende. E sono due allora. E tu, cose che pendono, niente. Come? Hai voglia. Senti, a Natale che hai fatto? Oh, ho mangiato. Oh, ma e poi? E poi ho dormito.
Vuoi che ti porto la flebo che avevi attaccata? Dati la flebo a Cosca. Questo non arriva manco a Capodanno, secondo me. Allora, io voglio con i miei amici presentarvi la mia band in velocità, però ragazzi, mi raccomando, mettiti qua. Anzi, tu ti metti, spostati qua per piacere, vai come ultimo, tu vai come primo, tu ti metti, ecco, tu metti qua, ok. Allora, io ti vedo, perché sei bello, abbassa qui, fai finta di suonare la trombetta. Allora, metti la trombetta in mano, tu invece che sei bello così, il trombone, così qua, il trombone si mantiene così e si suona, faremo il trombone. Tu farei, mola ma fa. Fai il prova. A te ti vedo che sei bello, elettrico, abbastanza. La chitarra elettrica proprio. Quello è il rumore. A te ti vedo alla fisarmonica. Metti la fisarmonica. E tu un entusiasmo. C'è un fa. Fai tu come invece? Mi sono scordato. L'età è che 10 da fe. E fai gnacchi. Cosa? Ciao, piacere, mo sono arrivato. In mano, pronti? Strumenti in mano, attenzione, vediamo il più bravo. C'è un premio bello, ragazzi. Pronti? Un uomo veni. Un uomo veniva da lontano suonando la trombetta. Un altro veniva da vicino suonando il trombone. Che da trombetta. Un uomo veniva da lontano suonando il trombone. Un altro veniva da vicino suonando la chitarra. Eri sprecato su quella sedia tu. E suono. Mamma mia, quanta positività che sta in te. Un uomo veniva da lontano suonando la chitarra. Da vicino non si può vedere, che cazzo. Un altro veniva da vicino suonando la... Che cazzo suonato? La fisarmonica. La depressione. Ma se tu dovessi fare la fisarmonica, come la faresti, Nick? Ma che appartiene questa alla famiglia, sta qualcuno? Da là si è alzato. Madonna, ha speso pure 50 euro questo, tu non badi a spese proprio, le figure di merda non badi a spese, che è bellissimo. Voglio un applauso, grandi! Perché sembra facile, provate voi a fare la trombetta, trombone, chitarra, gnacca. Vediamo chi ha l'applauso più forte, ritira il premio, veloci. Allora, fate l'applauso solo a uno dei quattro. Se lo fate a lui non lo potete fare agli altri. Se vi è piaciuto lui, applauso per lui.
neanche la famiglia. Se vi è piaciuto lui, applauso per lui. Se vi è piaciuto lui, applauso per lui. C'è. Grazie, grazie, grazie. Aspetta che ti do i premi. Dammi i premi, dammi i premi, dammi i premi, dammi i premi. Oh, guarda un po' che cosa hai vinto. Il DVD del Mutù. E poi però a voi vi do un laccettino targato Mutù. Guarda che questo è un bellissimo Natale. Qua puoi attaccare le chiavi, puoi attaccare quello che vuoi, un beige, qualcosa. Ovviamente, ecco, lo do anche a te, perché già il fatto di aver partecipato è tanto. E questo lo do anche a te. L'inno di Mameli ci vuole, ragazzi, ci vuole l'inno. Beh. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta nell'elmo. Che dire, un grande! Questo è fantastico. Poi per il tuo carattere, questo qua puoi utilizzare. Se lo alzi, ne approfitti che... Sì, dammi, questa depressione, non so. Comunque la cosa più bella è l'applauso di questo pubblico. Tutto per voi! Guadagniamo l'uscita. Prego. Madonna, ehi, vai piano. Questa fretta non la capisco in te. Vai piano. Salta da qua, che è meglio. No, scendi là. Aspetta, lascia il DVD, non vorrei che cadi e si rovina il DVD, scendi. Questo è a te. Piano, vieni a me. Andate, aspetta, se avete da fare, andate voi. Noi dobbiamo manteniamo scendere. Manteniamo la calma qua. Non vi accalcagnate. Oh, maresciallo. Ma questi elementi sovversivi. Ma dico, dov'è che li avete trovati? Per piacere circolare. Tutti muniti di Green Pass. Qualcuno di Telepass. Qualcuno Bypass. Va bene, tutto a posto. Allora, possiamo... Momento. Sapevi. Vabbè. Maria, quante volte ti ho detto non mi devi chiamare quando sono in servizio? Un'altra volta sto fatto. E dobbiamo litigare stamattina che stiamo litigando. Il bianco è un colore, punto. Come no? La camicia di colore bianco. Di Madonna Santa. Scusate. Il bianco è un colore? Il bianco è un colore. Non hai sentito? Scusate, potete dire a mia moglie il bianco è un colore? Il bianco è un colore. Hai sentito? Sì. Te lo deve dire un altro, non tuo marito. Giusto? Allora. Il bianco è colore, pure il nero è un colore. Maledetta Sant'Orso, come ti devo dire? La divisa di colore nero, colore nero. Scusate, il nero è un colore. Sì, anzi, non ha sentito. Potete dire a mia moglie, il nero è un colore. Il nero è un colore. Hai sentito? Sì. Sì, te lo devono dire gli estranei. Del marito tu non ti fidi. Allora, memorizza, il bianco e il nero sono due colori. Quindi, la televisione che ti ho regalato, bianco e nero, è a colori. Poi ci vediamo i film di John Wayne a colori. Spegni il cellulare, sta arrivando il comandante. Devo chiudere, state buono. Colleghi, allora, per piacere presentatevi. Pietro Furlan. Ah, è vero, tu sei veneto e quindi... No, non sono veneto. Come Come hai detto il cognome? Furlan. Oh, e allora sei veneto? No, e... non sono veneto, ma... mi fai capire bene il cognome com'è? Furlan, ho capito bene, Furlan. Clan finale. Furlan. Allora sei veneto? No, signor, non sono veneto. Brigadiere?
tutti i cognomi che finiscono per N sono veneti. Furlan, Predolin, Pavan. C'è Tarzan, ci è veneto. Ah, vabbè. Maresciallo, presentati. Ugo Stromboli. Com'è? Stromboli. Ah, Stromboli, è come il vulcano. Sì, infatti, ma non siamo parenti, no? Diciamo, c'è una certa somiglianza, vabbè. Ecco. Vabbè, e come state messi in geografia? Dobbiamo fare l'esame di ma io ti ho visto da qualche altra parte. Stromboli. Sì, sì, Stromboli, ma che ti guardo bene. Ma tu prima di entrare nell'arma, che cosa facevi? Ho fatto l'agricoltore. Sì, 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 sì. E dove, dove? A Rutilia, l'uva, facevo l'uva, diciamo. Ah! Sì, sì, l'uva è la specialità. La terra dell'uva, Rutiliano, sì, sì. Il capo. Però poi lasciai tutto perché sono entrato alla Telecom. Dove? Alla Telecom. E non si chiama Telecom? Si chiama, mo si chiama Telecom. Ah, Telecom. Ok, e che cosa facevi in Telecom? E cosa facevi? Facevo il, diciamo, tecnico, riparavo i, diciamo, telefoni. I telefoni. Okay. E sì, poi, sì, sì. E poi mi hanno messo a fare, diciamo, l'ufficio stampa del Telecom. Tu stavi nell'ufficio stampa? Sì, l'ufficio stampa della Telecom, si dice. E che facevi? Facevo i discorsi a... Che cazzo facevo? Scrivevi discorsi? Scrivevi discorsi, diciamo. Scrivevo i discorsi, sì, no? Ah, ho capito. E ti piaceva? Ti piaceva? Eh? Ti piaceva? Tantissimo, la passione proprio. Bene, ti divertivi, sì, 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 mi sì, fa sì. Piacere. E hai fatto qualche altro lavoro? Niente, sono qua adesso per passare una giornata diversa. Diversa sono scesa, e sono sceso da casa, sto qua. Sì. E i soldi. Ma perché abiti qua sopra tu? No, esco tutti i giorni comunque. Non e dove che... vai? E andiamo a trovare le donne. Come trovare le donne? Non sei sposato tu? Eh sì, ma mia moglie non sa, cioè non ho capito che cazzo voleva dire. Moglie, dunque, allora il discorso è questo: mia moglie non sa niente, no? Partiamo da questo presupposto. Sì. Allora io esco, però mi pare che sta qua, una cosa del genere. Ah, vabbè, okay. una certa età poi rincoglionisce, allora che cosa beh, vuoi? Vabbè, no, sei abbastanza giovane, tutto sommato. Va bene, va bene. Va bene. D'accordo, e quindi che stava a dire? Ah, madonna, dobbiamo fare l'esame di geografia. Sì. Oh, come state messi con la geografia? Bene, preparati. Siamo sì. A cavallo. Allora, Stromboli, cominciamo da te. Come si chiama il fiume di Roma? Fiumicino. Fiume di Roma, famosi Fiumicino. 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 Cominciamo bene. Furlan? Comandi. In quale mare è immersa l'Italia? In un mare di merda. A posto. Vabbè, abbiamo capito tutto. Vabbè, va. Allora, colleghi, che cos'è questa? Questa è... Ma dove ha messo sta? Ah, la questa è la nuova cartina di Draghi delle regioni. Sì, Draghi, arancione, la cartina... rossa. Questo è un planisfero, è la cartina geografica del mondo, il mappamondo schiacciato. È chiaro? Il planisfero. Oh, Furlan. A me. Vieni qua. Guarda attentamente il planisfero e dimmi, dove si trova l'America? Beh. Vabbè, America si trova qua. Bravo! Azzeccato! Preciso! La grande! Benissimo! Stromboli? Comandi? Adesso che sappiamo dove si trova l'America, dimmi! Chi l'ha scoperta? Il maresciallo Furlan. A posto. Ma per piacere, bocciati! Bocciati in geografia, madonna! Come devo far con questo? Azzeccato. Collega, collega. Chi è? Capo. Chi è? E ha fatto l'esame di geografia. L'esame di geografia? Sì. Tu me la sono scansata, allora, madonna, in geografia non vado bene. Quello di matematica stiamo, Quello di matematica? Vabbè, sto tranquillo in matematica, sono bravissimo in matematica. Sei bravissimo, tu lo sai che l'80% dei carabinieri non conosce la matematica. L'80% dei carabinieri non conosce la matematica? Sì. L'80%? Sì. Boh, quasi la metà. Tristissimo. Che schifo sta parte. Beh, tutto a posto questo Natale o no? Insomma, diciamo tutto a posto. Perché? Non tanto tutto a posto. Che è successo? Solite liti con le mogli, queste mogli. Ieri mi sono ritirato a casa. Ho trovato un biglietto appiccicato sopra al frigorifero. Sì? Stava scritto, non funziona, me ne vado di casa. Io ho aperto il frigorifero. Funziona! Donne non capiscono niente. Dai, sì. Boh. Collega, ho preso una birra, ghiaccia. Ghiaccia, e funzionava bene. Allora. Vabbè, eccoli qua. Comandante. Io da solo in caserma e tutte e tre state qua. Che state facendo qua? Aspettavamo lì, comandante. Aspettavamo. Stromboli, Furlan, poi con voi parlo dopo. Rossi. Comandi. Mi vuoi spiegare tu ieri dove stavi? Dove stavo? Dove stavo?
Non sono potuto venire in casa. E me ne sono accorto. Perché? Perché? No, c'è un motivo. Ma perché? C'è stato il blackout ieri in paese, non l'avete visto? Voi non ne siete accorti? Ha ragione, la via, è andata via la luce, ma c'è, io stavo al supermercato. Pure io stavo al supermercato. Pure tu, io sì. Sono rimasto nell'ascensore, bloccato 2 ore. Tu, io sono rimasto bloccato 2 ore sulla scala mobile. Sì? Ce ne sento. Quello di giù piano piano è cominciato a scendere, quello di sopra dietro a me è cominciato a salire, e sono sbloccato. Ma tu che è tornata la luce. Sì. Meno male che è tornata la luce. Certo, sennò rimanevo là. Sennò là rimanevi. Figurati. Vedi se sparisce, anzi, tu mi sembra che mi hai fatto la domanda per andare in licenza. Dove andare in licenza? Posso andare? Va, sparisci. Va, sparisci. A proposito, vabbè, e quanti giorni? Così me ne vado, senza sapere. Allora, 2 per 4, quanto fa? Ma che cos'è questo? 2 per 4? Sì. 2 per 4, 8. Bravo, 8 giorni di licenza, sparisci, batti. A sapere, dicevo di chiudere. Chiami. Eccoli qua, comando. Il gatto e la volpe. È mai possibile che voi dovete essere bocciati sempre? È mai possibile che io devo fare brutte figure per voi? Santa pazienza. Vabbè, comunque io vi voglio aiutare, va bene? Oh. Quindi, per cortesia, Stromboli. Comandi. Dimmi l'indicativo presente del verbo camminare. Mo. E quando? Ma mo. Allora. Indicativo presente del verbo camminare? Sì. La prima persona, eh? Io. Io. Bravo, bravo. Io. 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 Avvolgo. Che avvolgi? Io. Sì. Io cacà. Io cacà. Pure io. Mo due volte. Dal 23 non andavo, finalmente stamattina il macello è successo. Per fortuna. Oh. Io cacà. Ah, io cammino. Cammino. Allora, io cammino. Io cammino. Io cammino. Tu. Io. Lui. Ah, lui. Scusa, la prima persona, eh? Io cammino. Tu. Io. Lui. Ah, lui. Scusi, se io cammino... Io cammino. Tu. Io. Lui. Ah, lui. Ma mi state parlando per feste? Io cammino, tu. Io cammino. Lui. Io cammino, tu. Io cammino, tu, 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 tu. Ah, è occupato. È occupato. Ma che occupato? Mo che si sblocca. C'è... Nessuno sblocca. C'è uno che lavora alla telecom. Aspetta, blocchiamo. Tu, tu. C'è qualcuno che lavora alla telecom? Magari tu, dai. Allora, io cammino tu, io cammino tu, io cammino tu, io cammino tu, io cammino tu. Mi fai confondere. Io cammino. Io cammino, tu. Ah. Te ne vieni appresa a me. E che facciamo? Dove andiamo? Io cammino, tu cammini. Ah, io cammino, tu cammini. Allora, io cammino, tu cammini. Ah. Oh. Io cammino? Tu cammini. Ah. Oh. Se io cammino, tu cammini. Ah. Oh. Se io cammino, tu cammini. Ah. Oh. Ma perché a me? Che guai ho passati? Io cammino, tu cammini. Ah. Oh, ah, la cervicale. Io cammino, tu cammini, eh! 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 Che cazzo fai? Che cazzo ne so io che cazzo fai? E cazzo mi metto in mezzo, non ho capito. Io cammino, tu cammini. Egli si aggrega, dai. Se ne va in Grecia. Ma che Grecia? In Grecia, tu hai detto la Grecia. Egli si, egli... Io cammino, tu cammini, egli... sorvola. Si sorvola. Io cammino, tu cammini, egli cammina. Io cammino, tu cammini, egli cammina. No. Sì, io cammino, tu cammini, egli cammina. Sì. No. Sì. No, l'ha detto bene. Sì, io cammino, tu cammini, egli cammina. No. Sì. Sì, sì. Oh, l'ha detto bene. Sì, sì, no. Io cammino, tu cammini, egli cammina. No. Sì, mo, tutte e tre si sono asciutte, l'ho visto io. Sì. Io cammino, tu cammini, cammini, no! Io cammino, tu cammini, cammini, no! Io cammino, tu cammini, cammini, no! Noi! Noi! Aiutami! Noi! Non è possibile che per coniugare io, tu e te ci abbiamo messo mezz'ora! A questo punto me lo devi dire più veloce!
Io corro. Io fuggo. Nessuno fugge. Io scappo, tu scappi, gli scappi. Nessuno scappa. Fuggia a fuggi. Nessuno fuggia a fuggi. Un'evasione. Nessuna evasione. Basta. Ma state facendo esaurire. Te ne sei accorto? Ti do un'ultima possibilità. Se mi sbagli questa, ti giuro ti faccio bocciare a vita. 7. Io esco. Che tempo è? È facile. Io esco. Che tempo è? Domani porta pioggia, no? Come non porta che porta pioggia domani? Domani che c'è che porta pioggia? Domani porta... Nessuno porta pioggia! Comandante, non è giusto che la prendete con non me! Non è giusto, perché quello fa... Il due, no! E se vai a parlare, no, tu fai quello... Non si no, può! Allora, non si può! Allora, chiedo scusa, comandante, lui è bravo, va bene, lui sa ballare. Tu sai rispondere alle domande. Però io so fare anche una cosa molto bella, molto professionale. Io so cantare. Cantare. Vedi il talento, vedi? A me? Sì! Non mi interessa. Sì! Non tra la noia e il caldo infernale ci voleva un'idea geniale. Tra gli amici e qualcosa da bere ci piaceva l'idea di partire. Così un giorno allora ho pensato, quasi quasi andiamo in TV. Le risate, gli amici e i bagagli, e la mia vita ormai è voodoo. E su, e giù, su e giù vado girando sempre più. E qui, e là, per paesi, mare, mondi e città. Sai che sembra? Il grillo disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire tua sorella, che aveva un grattacielo in Perù, voleva averne uno anche in Cina, ma il grattacielo adesso non l'ha più. Finché avanti va, lasciala andare. Finché avanti va, tu non remare. Finché avanti va, stai a guardare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello. Da me non la vuoi fornesce. Quando è bello il primo amore, tu sei come più bella amore. Luvi, come se ne vede, la sigaretta manca la pace in uscena. Quando è bello il primo amore, tu sei come più bella amore. Continua. Mari, cittine sotto. Le corna tue fossero bandiere, sarebbe tutti i giorni festa nazionale. Quanto è bello il primo amore, tu sei come più bella ancora. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Accorgo di non avere più risorse senza te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Almeno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario. E su, e giù, su e giù vado girando sempre più. E qui, e là, per fare
vado girando sempre più. E qui, e qui, e là, per paesi, mare, monti e città. E supercalifragilistiche spiralitoso, anche se a sentirlo può sembrare spaventoso, se lo dici fuori avrà un successo strepitoso. Supercalifragilistiche spiralitoso, supercalifragilistiche spiralitoso, supercalifragilistiche spiralitoso. Troppo buono, grazie. Signori, ripresento la nostra band a partire dalle tastiere Aquilino De Luca! Eccoli! Al basso Beppe Sequestro con le mani! Alla chitarra Gio Belviso! E alla batteria Gianfranco Masi! Ringraziamo Danilo, il nostro ballerino. Bravo Danilo. E poi abbiamo i nostri cori, i cori, i cori. Luigi Nardiello, Antonietta Borrelli. E la nostra vocalist Daniela Desideri. Con noi in questo magico Natale al Petruzzelli, Giacinto Lucariello. Luigi Caringella, maresciallo Brando Rossi.